loro. Bene amici, oggi parleremo del metallo prezioso per eccellenza, l'oro. Le sue caratteristiche fisico-chimiche e la sua lucentezza hanno sempre affascinato l'uomo. Il suo utilizzo risale addirittura alla preistoria, principalmente per la manifattura di gioielli e ornamenti e per le donazioni alle divinità. È citato nei testi egizi dell'Antico Testamento. Insomma, ha tante cose da raccontarci. È il metallo più malleabile e duttile che si conosca. Non si ossida, non viene intaccato da reagenti chimici ed è un eccellente conduttore di elettricità. Non mi dilungo oltre su queste caratteristiche perché a noi interessa fino a un certo punto, ma un accenno è doveroso per comprendere come ancora oggi questo metallo sia così ricercato. Il suo utilizzo come moneta risale al 650 a.C. circa, in Lidia, un'antica regione dell'Asia Minore, dove iniziò ad essere coniata grazie all'imperatore Creso. Questa pratica si espanse praticamente in tutto il mondo, fino a diventare uno standard, uno strumento di pagamento accettato da tutti. Il suo valore monetario era talmente riconosciuto che ci accompagnò fino al 1971. La coniazione delle monete d'oro rivoluzionò e facilitò notevolmente gli scambi, grazie al fatto che in un certo senso si eliminò il problema di prezzare un bene. Se prima era necessario pesare l'oro per essere certi che la quantità per acquistare un oggetto fosse corretta, adesso si poteva evitare questo passaggio. Perché? Perché le monete coniate avevano un peso prestabilito. Ovviamente l'oro non era l'unico metallo utilizzato per coniare le monete, come abbiamo visto nel video precedente, che magari vi lascio in descrizione così potete riguardare. Ma era quello che aveva più valore e quello che ti permetteva di trasferire più ricchezza con minor sforzo. Un altro punto a favore del metallo giallo è lo stock to flow, ve lo ricordate? Vi lascio anche questo video in descrizione. Ebbene sì. Perché, sebbene fosse il più richiesto e sebbene fosse presente in diverse parti del mondo, non era facile da trovare e da estrarre. Questa caratteristica lo rende unico ancora, o meglio, soprattutto oggi, perché, essendo anche impossibile da sintetizzare, da ricreare da altri elementi chimici, l'unico modo per poter ottenere altro oro è proprio estrarlo. Le scorte d'oro esistenti sono detenute da tutti noi sotto forma di gioielli, anche se non in forma pura, monete e lingotti, e sono decisamente maggiori rispetto all'attuale estrazione annuale. Pensate che il tasso di crescita delle scorte esistenti, quindi dello stock di oro disponibile, o se vogliamo dirlo in maniera ancora più semplice, la quantità di oro estratta in un anno, oscilla tra l'1,5 e il 2% di tutto l'oro già estratto e inoltre, a causa della sua difficoltà di estrazione, se aumentasse la richiesta, gli estrattori non sarebbero in grado di soddisfarla completamente. Tutto questo fa sì che l'oro venga considerato la riserva di valore per eccellenza. In passato però l'oro non portò solo gioie, ma anche dolori. Per usare un detto che tutti conosciamo, potremmo dire che non è tutto oro quel che luccica. Vista la sua importanza, c'era la necessità per una civiltà o per un impero di possedere parecchio oro. Lo si poteva estrarre o lo si poteva ricevere in cambio di merci. Ma se questo non bastava? Beh, bisognava andarlo a cercare altrove. Quindi, o si andava alla ricerca di nuove zone di estrazione, oppure, se magari si veniva a sapere che un'altra comunità ne possedeva tanto, si poteva andare a saccheggiarla, portando via l'oro e appropriandosi delle terre. E come potete immaginare, questa pratica raramente si risolveva in maniera pacifica. L'impero romano finanziava spedizioni volte proprio a questo scopo, tornare a casa col bottino. E questo dava loro la possibilità di avere nuova materia prima per coniare altre monete. Queste monete erano molto apprezzate e richieste in tutte le aree civilizzate, quindi fin tanto che si riuscivano a conquistare nuove terre, si poteva continuare a crearne di nuove. Ma quando i territori finirono, la carenza di oro cominciò a diventare un problema. Tanto che si cominciò a produrre monete con una quantità minore di metallo prezioso al suo interno. L'aureus, la moneta d'oro creata da Giulio Cesare,
passò da 8 a 7,2 grammi di oro contenuti al suo interno. Era sempre lei, era sempre una moneta d'oro e valeva come tale. Ma diminuendo la quantità di metallo giallo al suo interno, si ebbe la possibilità di coniarne di nuove, inflazionando però quelle già esistenti. Questa pratica continuò a lungo, fino a quando Diocleziano sostituì l'aureos con una nuova moneta chiamata solido, che conteneva al suo interno solamente 4,5 grammi di oro. Gli effetti di questa pratica furono devastanti per l'economia romana. Un altro problema di questa forma di denaro era legato al trasferimento e al possesso. Trasportare le proprie ricchezze in monete d'oro era molto pericoloso. Si rischiava di perderle o di essere derubati. Anche possederle nella propria abitazione poteva risultare molto pericoloso. Cominciò così a crescere l'esigenza di avere un custode, una persona che potesse proteggere, una persona o un ente che potesse proteggere i beni di una famiglia. Ovviamente parliamo esclusivamente di famiglie benestanti, oppure di commercianti, di negozianti. Nacquero così i primi banchi di deposito. Erano sostanzialmente degli orafobanchieri, nel senso che si occupavano di verificare l'autenticità dei metalli e di custodirli, dando in cambio una nota di banco. Ora, se invertiamo le due parole, ecco che spunta la parola banconota. Le prime banconote nacquero attorno all'anno 1000 d.C. in Cina ed erano in sostanza un documento che fungeva da ricevuta. Quando si aveva bisogno di oro, si andava al banco, si mostrava la ricevuta e si riceveva in cambio il metallo bello luccicante. Questo fu un altro passaggio rivoluzionario, perché con il proliferare dei banchi di deposito si capì subito che non solo si poteva tenere l'oro al sicuro, ma si poteva anche riscattare in un luogo differente, esibendo semplicemente la banconota, quindi la ricevuta, nella struttura della zona dove si voleva andare a ritirare l'oro. Questo rese molto più sicuro il commercio e diede una forte spinta al progresso. La nota dolente è che, ovviamente, iniziarono le speculazioni su questi depositi, perché i nostri amici orafobanchieri speculavano sul fatto che non tutti i depositari fossero andati nello stesso istante a ritirare tutto l'oro e quindi emettevano più banconote di quanto oro avevano effettivamente in cassa. Ogni tanto, però, accadeva che parecchie persone andassero a chiedere il loro oro in cambio e di conseguenza i banchi che rischiavano di più finirono per fallire e portarono al dissesto economico anche le famiglie e i commercianti che non riuscirono a recuperare la loro ricchezza in tempo. Nonostante questi episodi, dobbiamo arrivare al 1821 perché avvenga un altro cambio importante, ma ne parleremo nel prossimo video. Prima di salutarci, però, vorrei tornare un secondo ai giorni nostri per accennare semplicemente che sebbene tutte le caratteristiche dell'oro siano valide ancora oggi, la scarsità potrebbe non essere più una peculiarità. Non solo perché con le tecnologie moderne siamo in grado di trovare giacimenti d'oro in posti impensabili, ma anche perché sappiamo che gli asteroidi nello spazio contengono parecchio oro. E quindi non escludo che in un futuro non così lontano si vada ad estrarre il nostro amato metallo giallo proprio lassù nello spazio. Ragazzi, questa è una opzione da non scartare, perché le tecnologie vanno avanti alla velocità della luce e quindi veramente c'è la possibilità che in un futuro non così lontano ci troveremo sullo spazio a estrarre dell'oro. Ragazzi, dai, per oggi abbiamo finito, abbiamo fatto una bella panoramica sull'oro. Non mi resta che salutarvi, se vi va iscrivetevi al canale, mi fareste un grosso favore, e noi ci vediamo invece la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!